Sono Federica Talanca e insieme a Federico Summa sono l'autrice della serie di libri per ragazzi Dei tre archeologi, della edizione Il Viandante. Oggi, in questo video laboratorio, vedremo come disegnare insieme, passo per passo, uno dei tre protagonisti delle nostre storie, il giovane archeologo Federico. Allora, iniziamo a disegnare la testa del nostro protagonista. Facciamo un bel cerchio, non importa che sia precisissimo, e poi facciamo una bella linea che divida a metà questo cerchio. Questa linea è la linea di simmetria che ci aiuterà quindi a sistemare le parti del nostro viso in maniera simmetrica, a sinistra e a destra. Adesso non ci resta che disegnare il viso del nostro personaggio. Ecco qua. Adesso che abbiamo finito di disegnare il contorno del viso, non dimentichiamo il collo, che è una parte importantissima da disegnare per evitare che la nostra testa sembri fluttuare in aria. Questa linea che adesso vado a fare è la linea degli occhi. È un'altra linea che ci aiuta a sistemare le varie parti del viso all'interno del viso stesso. Gli occhi di Federico hanno questa forma qui, una specie di linea curva nella parte superiore e una linea un po' più dritta nella parte inferiore. Continuo a disegnare gli occhi. Prima faccio questi due cerchietti, saranno l'iride dell'occhio, cioè la parte colorata dei nostri occhi. Poi completo il disegno con un cerchietto di luce e con la pupilla, la parte nera. Stessa cosa dall'altra parte. Facciamo attenzione, cerchiamo di fare gli occhi simili tra loro, senza farne uno più grande o uno più piccolo. E rimaniamo sulla nostra bella linea degli occhi, che sicuramente ci aiuterà in questo lavoro. Passiamo alle sopracciglia. Una parte importantissima del nostro viso, perché ci aiutano ad esprimere le emozioni dei nostri personaggi. In questo caso voglio dare a Federico un'aria determinata e un po' furba. Ecco, il naso è abbastanza semplice, facciamo una linea curva al centro del viso che termina con una bella pallina. E adesso la bocca. Questo sorrisetto va benissimo per Federico, chissà cosa starà pensando. Con la gomma vado a cancellare tutte quelle linee di costruzione che adesso non ci servono più. Siamo già a buon punto, vediamo un po' cosa manca, le orecchie. Facciamo 2C ai lati del viso. Per la grandezza cercate di rimanere più o meno tra gli occhi e il naso. I nostri personaggi hanno delle orecchie molto grandi. Il viso è praticamente completo, mancano i capelli. Facciamo un ciuffo che arrivi fino al naso. Poi facciamo un ciuffo a sinistra e un altro ciuffo verso l'alto. Eccolo qua. Adesso dobbiamo semplicemente aggiungere dei piccoli ciuffetti e completare il resto seguendo la forma della testa di Federico. Vado a fare gli ultimi ritocchi, a cancellare tutte quelle linee che non ci servono più e a rafforzare quelle linee che invece ci servono e sono quelle definitive. Vado un pochino a cambiare la forma del viso di Federico, lo rendo un pochino più morbido, un po' più dettagliato. Quindi dalla forma di base vado un pochino a cacciare fuori la forma definitiva del viso di Federico. Aggiustiamo questo ciuffetto.
perfetto, il viso di Federico è completo, manca soltanto un po' del suo abbigliamento. Lui è sempre molto elegante, per cui andremo a disegnare il suo immancabile papillon. Facciamo una specie di ciliegia a cui aggiungiamo due ali laterali, proprio come quelle di una farfalla. Mancano solo le bretelle e gli occhiali. Per gli occhiali facciamo due grandi cerchi. Mi raccomando, non dimenticateli, perché senza Federico praticamente non vede nulla. Benissimo, il nostro agente di era Federico è completo. Spero che il video vi sia stato utile, grazie per aver guardato fino a qui e se avete disegnato Federico insieme a me potete mandarmi il vostro lavoro, io e Federico ne saremmo felicissimi. Potete contattarci attraverso le pagine Team Creativo Gaff su Facebook e su Instagram. Ancora grazie mille e alla prossima!